fino a 1362 euro all'anno per mandare un figlio a scuola. I prezzi dei libri obbligatori quest'anno sono aumentati del 18% e costano oltre 700 euro per chi inizia la prima superiore. Oggi voglio dirvi quanto costa la scuola in Italia, perché i prezzi aumentano sempre di più e voglio anche darvi qualche soluzione per risparmiare. Magari qualcuna la conoscete già, magari qualcun'altra no, quindi magari può essere utile. Ah raga, ricordatevi di iscrivervi al canale se vi interessano l'economia, la finanza e il fisco. Ma torniamo a noi, quanto costa alle famiglie italiane mandare i figli a scuola? Pensate che, secondo lo studio di Federconsumatori, per uno studente di prima media una famiglia deve spendere in media, 1108,81 euro all'anno. Di questi, ben 461,81 euro solo per i libri e un paio di dizionari, mentre gli altri 647 euro vanno per il corredo scolastico, tutto ciò che serve al di là dei libri, tipo zaini, astucci, quaderni, penne, matite, diari, album da disegno e tutto ciò che serve, via di seguito. Invece, uno studente di prima liceo costa alla propria famiglia in media 1362,30 euro all'anno, e di questi 715 per i libri e i dizionari, e sempre altri 647 euro per il corredo scolastico. Quindi, come dicevamo, penne, matite, via di seguito. Infine, per mandare un figlio alle elementari, la spesa è più bassa, per fortuna, perché non si pagano i libri. La cifra dovrebbe essere in media un po' più di 300 euro, quindi non sono riuscito a trovare un dato completamente preciso e attendibile, però più o meno dovrebbe essere sui 300 euro. Considerate che queste però sono stime, anche perché non è che ogni anno ognuno si ricompra tutto, tipo io onestamente ho usato per mille anni lo stesso zaino. E discorso simile vale anche per i dizionari. Nel caso della prima superiore viene considerato l'acquisto di ben 4 dizionari, ma spesso ne servono meno, o magari uno li ha già e non deve acquistarli. In ogni caso sono cifre alte, che diventano ancora più alte per le famiglie con più figli. E a questi costi a volte si possono anche aggiungere ulteriori costi dei prodotti tecnologici. Faccio un sacco di ripetizioni oggi, però servono. Parliamo di tablet, portatili e cose di questo tipo. E lo studio di Federconsumatori ci dice che in media si spendono minimo altri 413 euro, con un rincaro dell'8,5% rispetto all'anno scorso. Considerate però che non sempre questi prodotti sono necessari, o magari si compra un portatile, ma poi in realtà lo usa anche il resto della famiglia. Ma perché andare a scuola costa sempre di più? Cioè, i libri sono aumentati del 18%. Allora, andare a scuola costa sempre di più per lo stesso motivo per cui costa di più il caffè al bar, banalmente, oppure anche il fare la spesa al supermercato, cioè l'inflazione. In pratica, se aumentano i costi della carta, della plastica e dei tessuti, per esempio, la conseguenza è che quaderni, diari, astucci e via di seguito costeranno per forza di più anche loro. Pensate che tra il 2023 e il 2024 il prezzo di un astuccio comprato al supermercato è aumentato del 4%. Il prezzo di un quaderno invece è aumentato del 25%, e infine i diari sono aumentati del 4%. E tra il 2022 e il 2023 i prezzi erano già aumentati, tipo al supermercato gli astucci erano già rincarati del 12%. E c'è un modo per risparmiare un po' di soldi. Più di uno, per fortuna. E alcuni li conosco bene, perché quando andavo a scuola non avevamo chissà quanti soldi. E quindi li usavo. Tipo, il primo modo per risparmiare è ovviamente riciclare astucci, ma questo credo che lo faccia chiunque. Zaini e via di seguito. Tra l'altro, sappiate che esistono proprio dei gruppi su Facebook che potete sfruttare per trovare ciò che vi serve e quindi risparmiare, o anche per dare via ciò che magari non vi serve più. Poi, un'altra ottima soluzione che io ho sempre sfruttato è quella di comprare libri usati e non nuovi. Grazie ai libri usati si può risparmiare fino al 28%. E scrivetemi nei commenti se anche voi compravate libri usati, o se comprate libri usati se andate ancora a scuola. Io ne ho avuti certi in condizioni veramente pietose, con tutti gli scarabocchi dei vecchi proprietari. Poi, altro trucco è comprare prodotti tecnologici rigenerati. Tipo il mio cellulare, questo l'ho preso rigenerato, funziona bene, ora che l'ho detto ovviamente domani si spaccherà, però funziona bene per ora e ho risparmiato parecchio. E si può fare questo per qualsiasi prodotto tecnologico,
tecnologico, si può risparmiare fino al 38% secondo lo studio di Feder Consumatori. Ci sono poi anche agevolazioni statali e regionali, per esempio la detrazione per le spese scolastiche o il bonus libri, rispettivamente a livello statale e a livello regionale. Per la detrazione non so se cambierà qualcosa adesso con la legge di bilancio, però per ora grazie a questa agevolazione si possono risparmiare fino a 152 euro a figlio sull'IRPEF da pagare allo Stato, e le spese detraibili sono per esempio le spese di iscrizione alla scuola, le spese dei servizi scolastici integrativi, le spese sostenute per la mensa, per le gite scolastiche e per i corsi di lingua. Ah, e questa detrazione va fatta valere in dichiarazione dei redditi, quindi questo mi raccomando segnatevelo, e segnatevi anche che il direttore di L'Explain ha scritto un articolo molto approfondito su questa detrazione, vi lasciamo il link in descrizione nel caso in cui vogliate approfondire. Mentre invece il bonus libri che viene erogato dalle regioni è un aiuto per coprire le spese dei testi scolastici per studenti di medie, superiori, scuole formative e anche le spese dei libri di chi sta frequentando corsi alternati di formazione e lavoro. Per ora più della metà delle regioni italiane hanno indetto i bandi per il bonus libri, come Campania, Lazio, Lombardia o Piemonte, e il contributo viene erogato in base all'ISEE. Comunque potete trovare le informazioni che vi servono nei vari bandi regionali. In conclusione, io spero che questo video possa esservi d'aiuto, perché non è giusto che andare a scuola, un diritto garantito dalla Costituzione all'articolo 34, sia così oneroso. Una scuola così costosa è di fatto meno accessibile ed è più difficile quindi da sfruttare appieno. Questa situazione, soprattutto se sommata ad altre criticità che ci sono nel nostro paese, può portare nel tempo a un abbassamento del livello di scolarizzazione e danneggiare di conseguenza tutti quanti. Con questo è tutto, raga. Fatemi sapere nei commenti se avete figli e quanto spendete per mandarli a scuola. Ah, e mettete like se il video vi è piaciuto. A presto!